Priore, buonasera, ben trovato. Com'è? Tutto a posto. Vi ringraziamo di aver aperto le porte di questa importantissima e bellissima chiesa per questo concerto. Siamo noi che ringraziamo voi a nome sia del Priore, a nome di tutta l'amministrazione, per averci dato questa occasione di ascoltare questo coro inglese. Che inserito in questa manifestazione si trova proprio a Punto Doc, vero? Esatto, esattissimo. Come stanno le cose? Lo stato dell'arte in questa bellissima chiesa, come sta? Abbiamo bisogno di restauri? Abbiamo... È una nota dolente, è vero, un po' dappertutto. Oggi come oggi, io penso che in quasi la maggior parte delle chiese italiane ci sia, insomma, diciamo, ci siano pochi soldi, ma a noi specialmente, dove non ci sono lasciti, non ci sono altre entrate, ogni restauro, ogni qualsiasi iniziativa deve essere fatta soltanto dai confratelli o dalle consorelle di questa arciconfraternita. Mi dite in anteprima qual è il piccolo desiderio o sogno che state accarezzando, che cosa vorreste restaurare? Dice il priore. Noi vorremmo restaurare due quadri che sono in sacrestia. Me li fate vedere, priore, quando così volete. Lanciamo un appello. Che chi ama l'arte, che chi ama la Madonna, eventualmente si è sa capita una piccola offerta che va a essere indirizzata per il contributo di restauro. Quando volete. Le luci stanno accese in sacrestia, sì, possiamo andare a vederle. No. Andiamo. Beh. Maestro Cipiria, buonasera, ben trovati. Buonasera a tutti. Quale sarà il programma di questa serata? Esclusivamente musica sacra, per rispettare il luogo deputato appunto per questa esecuzione di questo concerto. È un gruppo inglese della Francis Holland School, una scuola prettamente femminile, quindi è anche un appuntamento particolare perché penso per la prima volta a Sorrento ascolteremo un gruppo femminile, un coro esclusivamente femminile. Si tratta Benissimo. Di una scuola molto antica che ha sede a Londra e che ospita circa una platea di 500 studenti, tutti femminili, e ha una sezione particolare per la musica, molto attiva per quanto riguarda la musica, quindi ha ben quattro cori, orchestra giovanile, gruppi da camera, e quindi dà molto impulso alla vita musicale della città di Londra, che già in sé per sé sarà sicuramente un bellissimo concerto. In bocca al lupo. Che voi sapete chi appartiene? Non so chi appartiene, però è un quadro della morte di San Giuseppe, quando la morte di San Giuseppe ed è unico. Ed è un personaggio in basso, sicuramente sarà probabilmente qualche il donatore. Patrizio Sorrentino. Poi l'altro, abbiamo il quadro originale e questo è 1780, ottobre 1780, c'è la data sopra, si riesce a leggere. Però sono due opere che ci comportano tante spese. Anche la struttura lignea che li supposta è rovinata e quindi c'è un restauro radicale. Mentre in qualche altro caso con i 3-4 mila euro si è venuti fuori, in questo caso qua sicuramente da dare ci voleva molto più di più. Noi lo diciamo proprio per lanciare a qualche mecenate, anonimo, segreto che sia, pubblico che vuole essere, siamo a titolare a qualche banca, siamo a titolare a qualche hotel. Questo qua non è che, questa morte di San Giuseppe non è che comporta molto, ci vorrebbero intorno ai 2.500-3.000 euro. Quello là, la morte di San Giuseppe ci vorrebbe intorno ai 3.000 euro per rimetterlo a posto. E quindi sono sicuro, priore, che si troverà la soluzione. Noi, ma comunque noi, ci stanno tantissime cose belle. Assolutamente. Il 20 uscirà, faremo la processione per i malati con i malati, insieme alla cattedrale, all'Avo, all'Unitalsi, alla rettoria dell'ospedale di Sorrento e alla rettoria dell'ospedale di Righe Quenze. È una processione a flambeau
dove si deciderà solo il rosario per strada. Questo quando? Il 20 maggio. 20 maggio. 20 maggio alle 8 di sera. Avrà un circuito cittadino. Sì. Uscirà questa Madonna. Uscirà questa Madonna qui con l'abito da festa. I capelli sono veri in questo, sì, sì, in questo caso. Facciamo con l'abito da festa. Benissimo, i nostri auguri, i nostri complimenti, ci rivedremo ancora in queste occasioni di concerto, ma anche per la processione. Grazie. A noi è un piacere, grazie. Grazie a voi.